Venerdì 18 novembre alla Casa del Teatro si darà una serata in ricordo di Giovanni Nadiani a 4 mesi dalla scomparsa. Una serata durante la quale amiche e amici leggeranno alcuni brani della vasta produzione del poeta nativo di Cassanigo, poesie in italiano e in dialetto e racconti brevi, il tutto condito con alcuni interventi musicali. È un vuoto ovviamente legato alla perdita di una persona, ma è anche un vuoto, mi viene da dire, un po' per la poesia della Romagna, perché Giovanni aveva incarnato con il suo modo di interpretare, di utilizzare il nostro dialetto in una maniera dinamica. Ecco, direi che è stato veramente un grande scopritore di linguaggi in cui riusciva a mettere insieme il nostro dialetto, però non una lingua mummificata e stantia, ma contaminata con l'uso dell'italiano, l'uso di tante lingue straniere. Lui parlava della sua poesia come di una poesia meticcia, bastarda, come sta diventando la nostra società. Dicevo, è un vuoto per la poesia della Romagna e come ha sottolineato suo collega, amico, scrittore che si chiama Alberto Bertoni, due parole proprio molto molto semplici, il suo guardo che era insieme drammatico e ironico sulla nostra contemporaneità, in una provincia, la nostra, assimilata con velocità sempre più vertiginosa ai vizi e ai vezzi di un occidente allo sbando, deserto di memorie e di punti di riferimento. Ecco, Giovanni era a suo modo un punto di riferimento, me ne sono accorto in quest'ultimo mese, quando un po' ho ideato la serata, ne ho parlato con molte persone, ho scoperto in questo momento proprio come, ho avuto la certezza, direi più che scoperto, la certezza di quanto Giovanni fosse un punto di riferimento per tanti, anche con interessi diversi, dalla università al teatro, alla poesia, alla scrittura, anche per i suoi vecchi trascorsi con l'atletica. Giovanni era un grande camminatore, un grande marciatore proprio. Un punto di riferimento per i suoi anche studenti, forse il complemento migliore per un insegnante. Sì, sicuramente sì. Infatti, una delle cose più belle, direi, di questa iniziativa è che oltre all'adesione, del Teatro Due Mondi e della Casa del Teatro che ci ospita per quella serata, dicevo, una delle soddisfazioni più grandi è stata quella del Dipartimento di Traduzione dell'Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì, dove Giovanni lavorava. E il direttore e i colleghi non hanno avuto un attimo di esitazione nel concedere il patrocinio alla nostra iniziativa, segno questo di un riconoscimento e una riconoscenza, direi, anche appunto verso il lavoro che Giovanni ha fatto in questi anni. So che anche l'università sta, chiaramente con i tempi di un'istituzione come quella, però so che anche l'università sta mettendo in cantiere alcune iniziative per ricordarlo degnamente come docente e co anche come appunto traduttore. Venerdì, quindi, che cosa avete organizzato? Venerdì alle ore 21 alla Casa del Teatro, Teatro Due Mondi, sarà un ricordo di Giovanni, però ecco, non vuole essere nulla di accademico o di paludato. Semplicemente ho messo insieme, e il titolo anche dell'iniziativa già dice tutto, gli amici leggono Giovanni Nadiani. Ho messo insieme alcune persone che in questi anni lo hanno frequentato, ripeto, come amico, come collega, come poeta, eccetera. E ci sono tantissime persone che si sono dimostrate subito interessate a partecipare leggendo un brano dalla vasta produzione di Giovanni Nadiani, produzione che va dalla poesia in italiano, la poesia in dialetto, a quello che lui chiamava, a cui era particolarmente affezionato, quello che lui chiamava il dialet cabaret. Forse la parte della sua produzione più nota, anche più godibile, direi, proprio da un punto di vista teatrale. Spero che sarà sicuramente
Bella serata in compagnia, compatibilmente anche con la situazione, direi anche in allegria, perché questo è il ricordo principale che vogliamo mantenere di Giovanni, appunto questa sua carica, questa sua disponibilità, questa sua sensibilità, questa sua attenzione, per cui chi vorrà, ovviamente è il benvenuto. Giusto una piccola preghiera. La sala del Teatro Due Mondi è sì grande ma non grandissima, per cui chi volesse stare e trovare il posto a sedere è consigliato vivamente di telefonare alla Casa del Teatro al numero 0546 622 999 per potersi garantire un posto a sedere. Federico Lega, per Faenza Web TV.